Io sono decisamente anti-integralista, quindi contro l'integralismo islamico, contro l'integralismo cattolico, contro qualsiasi integralismo religioso, ma anche contro gli integralismi politici di tipo fascista, di tipo nazista, di tipo leghista e razzista. E la Santanchè li incarna tutti questi integralismi, ma non perché lei sia integralista. Lei ha individuato uno spazio politico, un vuoto politico, l'ha individuato su una linea di confine e non ha esitato ad usare quello spazio, pur sapendo che all'interno di quello spazio doveva usare argomenti estremi, come l'integralismo, appunto, proprio per catturare il consenso di quella fascia di elettorato integralista, sia politicamente che religiosamente. E per catturare quei consensi deve usare delle parole estreme, fare delle azioni estreme, così come è stato estremo insultare la religione islamica allo scopo di catturare i consensi degli integralisti cattolici e degli integralisti politici di tipo leghista e di tipo fascista. Attaccare e offendere la religiosità e una religione al solo scopo di ottenere un consenso politico è quanto di peggio si possa fare. Alla Santanchè non è mai interessata la condizione della donna. Guarda caso, ha individuato nel velo e nel burka giustamente degli elementi di oppressione per noi occidentali e ha cavalcato questa difesa delle donne, dei diritti delle donne, pur di, anche qui, di occupare un ulteriore spazio politico attraverso un femminismo basato sulla difesa dell'integralismo e anche qui sull'attacco a delle usanze religiose. Se avesse posto il problema sul piano culturale sarebbe stato diverso, ma lei l'ha usato proprio attaccando l'Islam, quindi facendo di una giusta lotta per dei diritti, una cattiva lotta contro una religione, una crociata, pur non essendo, secondo me, la Santanchè religiosa, io non credo che lo sia, poi se lo è, ma secondo me è un'abile e disinvolta e spregiudicata persona politica che utilizza tutto pur di avere uno spazio, un consenso politici che si trovava chiusi e negati a cose normali. Quindi veramente è un'azione che io credo molto brutta quella che lei ha fatto, l'attacco alla religione, soprattutto l'uso della pedofilia, dimenticando che in quell'epoca e anche in tutto il Medioevo, purtroppo, dico purtroppo, la pedofilia era estremamente diffusa come pratica quotidiana. Era quasi normale in quelle culture e in quell'epoca e anche in epoche successive. Quindi la Santanchè dovrebbe prima di tutto studiare, ma a lei non interessa studiare. A lei è interessato occupare uno spazio politico in ogni modo, anche attraverso l'offesa a una religione. È veramente brutto quello che lei ha fatto, brutto anche nei confronti delle donne.